Lo consiglio sì o lo consiglio anche no? Scopriamolo insieme. Buon salve! Secondo video a Caffè Grandolfo. Oh, ci sto più abitudine di venire qua, ma se sta talmente bene che sti giorni poi soleggiati non posso che raggiungere il lago e farmi una bella magnata come sempre. Cosa faremo oggi? Oggi andremo in un locale, ovviamente in riva al lago, quindi sulle sponde del lago di Castel Gandolfo, e andremo ad assaggiare un qualcosa. Quindi, non so, un primo, un secondo. E in base a quello che mangiamo e a quanto spendiamo, è un mio parere personale, senza offendere nessuno e senza includere nessuno. Vi dirò solamente se questo posto merita di essere visitato o anche no. Proprio qua ho fatto la sfida dei paninari. Vi ricordate questo? Il castello. Stavo proprio qua. Comunque, mo andiamo su quella via lì, che è la via principale, praticamente la via che costeggia tutto quanto il lago. Ho visto un paio di chioschetti che fanno pure primi, secondi, Quindi mo libera scelta. O sapete che io non organizzo niente. Quindi quello che mi gusta di più, che mi piace di più, se fermiamo. Se fermiamo, mangiamo e poi valutiamo. Ciao raga, ci vediamo tra un po'. Cinta, direzione non lo so. Andiamo a cercare un posticino. Fateci largo che passa a noi. Sti giovanotti desta roba bella. Semo ragazzi fatti col pennello. E le ragazze famo innamorà. Allora. Sono venuto da Agnese perché un signore che passeggiava lì sul lungo lago me l'ha consigliato. Quindi, su consiglio di quel signore, proviamo Agnese. Il posto fuori ce l'ha. Quindi, se possiamo mettere da qualche parte lì e mangiare in riva al lago, mi pare molto casareccio. Assolutamente sì. D'Agnese, porchetta, cucina tipica, grill, bar, pizzeria. Oh, proviamo. Namo. Ciao, buongiorno. Sì. Sono da solo, posso Se vuoi mangiare? sotto o Sì, qua sono sotto? da solo. Vai, allora scendi pure, c'è ragazzi. Grazie. Bello qua, eh? Mi sono messo proprio in disparte, così almeno non mi vede nessuno. Sto da solo. Stanno tutti di là. Mi sono messo qua apposta, sto da solo. Allora, servizio velocissimo. Ho ordinato una carbonara e il secondo mi ha detto di aspettare. Mo mi porta un'acqua e mezzo rosso ho preso. Quindi vediamo un attimo. Guarda che bello qua. Era quello che volevo. Cazzo, è vuoto. Cantina Villa Franca, Castelli Romani. Mi arriva del vino rosso. Assaggiamo, eh. Cin, amico. Oh, intanto che aspetto, voglio ringraziare tutti quanti per la fiducia che mi state dando. Molto contento, grazie mille di cuore. Cosa inaspettata,
stiamo a crescere sempre di più e abbiamo superato i 300 iscritti, quindi continuiamo a iscrivervi, non vi fermate, mi raccomando. Amico, te lo ripeto, quando vengo a mangiare i ristoranti me ne faccio uno solo, primis per il prezzo, perché non è che posso spendere, porca puttana, tutti questi soldi, anche perché ogni volta che esco e faccio video mi partono tra benzina e panini o tra mezzine almeno 20-30 euro, quindi una volta che vengo al ristorante, osteria, trattoria, chiamata come volete, me ne posso fare uno. Ripeto, primis per i soldi, ma secondo, fammi tre ristoranti non ce la faccio, come cazzo faccio? Cioè posso mangiare tre piatti di pasta, tre secondi, tre contorni, un litro e mezzo di vino, non si può fare. Quindi ho deciso che quando vengo al ristorante, a trattoria o osteria, me ne faccio uno solo e la giudichiamo se è il caso di tornarci oppure no, grazie. Mazza che callo, porca troia. Fa callo, sì. Bevi un altro po' di vino. Antina Villafranca del 2021. Grazie. Carbonara. Un assaggio. Hanno usato il guanciale, è già un punto a favore. Non è male, non è male. Ciao, chi sei tu? C'ha un retrogusto affumicato che ovviamente non è il guanciale. Non riesco a capire che ci hanno messo dentro. Ovviamente, come da tradizione, l'uovo ce l'hanno messo intero. Buono. È mangiabilissima. Senza infami, senza lode. Si può mangiare benissimo. Non mangiate meglio, ma non mangiate pure di peggio. Carbonara e ita. Come secondo abbiamo ordinato spiedini, tacchino, pollo e vitella e una patata al forno. Vediamo. Si sta riempi intanto, segno buono. Patata al forno e spiedini. Mi hanno levato la forchetta. Mangio col coltello. Spiedino molto buono. E patate un po' meno. Sono scaldate. All'oro.
Andiamo a chiedere conto. Mazza che callara, oh. Allora, come avete potuto vedere, no, parlava a bassa voce perché si è riempito completamente. Allora, le patate, niente di eccezionale. Buoni invece gli spiedini cotti alla brace, perché qua credo che c'hanno la brace, perché l'odore si sente del camino, quindi credo che c'hanno la brace. Patate niente di eccezionale, primo mangiabile, assolutamente sì. Quindi primo, un secondo, un contorno, mezzo vino e un'acqua, totale 25 euro. Ci sta. Agnese, alla fine non si mangia male, è un posto dove ci tornerei? Assolutamente sì, perché alla fine non si spende neanche tantissimo. Ho mangiato discretamente, prezzo mi pare più onesto. Ripeto, un primo, un secondo, un contorno, acqua, vino, dov'hai? 25 euro, se può fa. D'Agnese, lo consiglio o anche no? Assolutamente sì. Brava Agnese, si trova nel lungo lago di Castel Gandolfo, quasi alla fine. Quindi alla fine trovate un cartello blu, un'insegna blu con scritto da Agnese. Ve potete fermare tranquillamente, perché si può mangiare tranquillamente. Brava Agnese. E come sempre il video può terminare qua. Mo mi devo fare un po' di camminata perché sto gonfio, spengere ma la macchina che ha benzina non ce la regalano. Mi faccio una bella camminata qua sul lungo lago. Questo è tutto lungo lago e Agnese sta da quella parte là, quasi alla fine. Quindi se vi è piaciuto il video, non vi scordate, se vi va, di mettere un bel pollice in su che mi fa piacere. Se ancora non l'avete fatto o siete ancora una manica di spioni, iscrivetevi al canale che non vi fa male. E noi ci rivedremo domani, dopodomani, non lo so, quando c'ho voglia. Ciao amico!